iniziare. Ovviamente grazie a tutti voi, siete qui per questo appuntamento, è l'ottavo appuntamento di questo ciclo sulla filosofia e le città del Novecento. Abbiamo con noi questa sera Salvatore Natoli, nostro carissimo amico, lo ringrazio di cuore per essere qui anche questa sera, e con lui il tema che affrontiamo è Gentile, Roma e la rinascita della filosofia italiana. Posso, come dire, confessare che abbiamo avuto qualche discussione sulla scelta del titolo e anche dell'argomento. Ci abbiamo discusso un pochettino, poi alla fine, come dire, siamo trovati d'accordo su questo titolo suggerito direttamente da Natoli. Ma sta a lui spiegarci bene il perché di tutta questa discussione. Bene, grazie Salvatore, a te la parola. Grazie per l'invito, che ormai diciamo è un'abituale presenza e non solo in questo ciclo. Per una conferenza direi complessa, non tanto e non solo per il contenuto, ma per il fatto, ne parlavo con lui anche con Papi, che mentre diciamo le altre correnti filosofiche a partire dal secondo dopoguerra sono entrate nel circolo della comunicazione collettiva e quindi in sostanza anche per i non addetti ai lavori, quando si dice esistenzialismo suona nell'orecchio, quando si dice fenomenologia suona nell'orecchio, quando si dice idealismo, ammesso che suoni nell'orecchio, si pensa grosso modo ad Hegel. Ma l'idea, il pensiero che ci sia stato un idealismo italiano, un neo-idealismo italiano, direi che ormai è nello sfondo della storia, non è immediatamente percepito. Mediamente non lo richiama alla mente. E quindi una delle ragioni fondamentali per cui la cosa è complessa è che non c'è un sistema di aspettative che già sa quello che vuole ascoltare. Ma questo può essere una ragione in più di curiosità, vedere un orizzonte di pensieri che sono quelli meno correnti, ma non per questo magari non altrettanto provocanti. La seconda considerazione che voglio fare, e che è anche un po' il taglio che do alla mia relazione, è nello spirito del programma come tale, dove la filosofia è associata a degli ambienti, a delle città o a degli ambienti. E l'idea è, a suo modo, come dire, stimolante, per un fatto preliminare, elementare, cioè la filosofia si è presentata sempre nella storia, sin dalle sue origini, come una sapienza, come una conoscenza non solo dei destini dell'uomo, ma del cosmo. Anassagora, che si chiedeva perché facesse filosofia, perché voglio capire il movimento delle stelle, e non rispondeva in quel caso da astronomo, astrologo, ma intendeva dire la totalità dell'universo e quindi che ci sto a fare io dentro questa totalità dell'universo. Anzi, direi di più, la mia dimensione individuale personale acquista senso dentro la natura nella sua universalità. Infatti i titoli che ci rimangono per lo più aggiunti dalla tradizione di coloro che per primi filosofarono, i titoli che ci giungono è Periphyseos, intorno alla natura. Aristotele chiama coloro che per primi filosofarono i fisiologi, no?
nel senso della filosofia della natura. Dico questo perché la dimensione del filosofico è estensiva e inclusiva, no? E allora già è una ragione di sospetto, quantomeno di domanda, com'è possibile che la filosofia che si presenta come un sapere, per dirla con Aristotele, delle cause prime e dei principi, possa diventare di Cambridge, di Friburgo, di Parigi o di Roma? Beh, la situazione, come dire, in certo senso si comincia a sciogliere, perché il pensiero ha sempre parlato in una lingua. E come esiste una diversità di lingue, esiste una diversità di espressioni del pensiero. Non solo, ma come esistono nelle lingue una diversità di dialetti, così nella diversità dei pensieri esistono filosofie regionali, perché il pensiero, pur nella sua generalità o universalità, come direbbe Gentile, e ci torneremo, si determina, si configura, si incarna negli spazi, nei tempi della storia. Evidentemente, poi si può giudicare, si può dare la misura di quanto un pensiero sia potente o esplicativo, di quanto invece lo sia meno. Ma indipendentemente dalla potenza esplicativa di un pensiero, che ci dice di più del mondo di quanto non ci dica un altro pensiero, ciò non vuol dire che ci sono piccole sfumature del mondo che hanno bisogno di un certo pensiero e che diventano importanti. Secondo l'obiezione che si faceva a Hegel, dove la penna del signor Cook, dove la mettiamo in questa grande costruzione? E la penna è l'individualità, ma anche un pensiero singolare, no? Per dirlo in termini anche correnti e ricorrenti, l'espressività dei dialetti. Quando si dice si sono perduti i dialetti, no, non si è perduta una lingua, si è perduto un approccio al mondo, una conoscenza. Ecco, questo discorso in generale spiega perché un pensiero maturi sempre e inevitabilmente in un ambiente, fiorisca e si sviluppi dentro una tradizione. È impossibile reperire un pensiero che nasca da niente, che non sia radicato in un tempo storico, in una cultura che lo genera. Lo chiamiamo in una temperie culturale. Ogni pensiero si genera in una temperie culturale. E questo che vale per la filosofia, ma in generale anche per la letteratura, no? Cioè, vi sareste immaginate, riuscite a immaginarvi Anna Karenina a Napoli? Ci potrebbe essere un'Anna Karenina di Napoli, ma con delle caratteristiche, delle somiglianze, delle sfumature. La natura umana è universale, però le determinazioni storiche, o ancora guerra e pace in Piemonte. Ecco, queste sono delle osservazioni così evidenti, per cui dire c'è una filosofia italiana o una filosofia francese o parigina non toglie nulla alla portata universale della filosofia, ma è un taglio, uno sguardo, un colpo d'ala dentro alla vita generale del pensiero, da quel punto, da quell'esperienza, da quella storia, no? Che parte da lì, ma si ricongiunge poi con la dimensione universale del pensiero, allo stesso modo in cui tutte le lingue diverse sono potenzialmente traducibili. Allora, circa Gentile,
posso fare due osservazioni preliminari. Riguardo alla dimensione ampiamente filosofica del pensiero e a quella invece più specificatamente italiana, perché Roma in questo caso è l'emblema, il segno dell'Italia. E non tanto e non solo dell'Italia, della romanità classica, ma della rinata Italia, dell'Italia riunificata. Cioè, quando si sceglie come capitale Roma, c'è un consenso, perché dietro questo nome c'è la Roma imperiale, cioè l'unica città che dal punto di vista del suo nome raccoglie tutte le province italiane che sono nate da quella dimensione, sono germinate da quella tradizione, cioè l'idea romana. Quando si è pensata l'unità italiana, si è pensata sempre secondo il modello romano, c'è stata una rinascita della romanità. Questo accade in Dante, per esempio, accade in Cola di Rienzo, cioè quando appare un'idea di unificazione di questo territorio sconfinato, senza limiti, con dialetti diversi, l'unico modo per concepirlo, per immaginarselo unito è Roma, il nome di Roma, perché già allora Roma era diventata una città marginale, Roma papale come territorio era un territorio marginale e neanche tra i più avanzati in Italia, anzi con un livello di sistema sociale abbastanza retrogrado, però c'era la continuazione dell'impero più universale dell'impero stesso, che era la Roma dei papi. Però la Roma politica non è la Roma dei papi, anzi nasce in qualche modo come una Roma antipapale, con delle componenti fortemente anticlericali nell'unità d'Italia. Cioè questo essere Roma l'Italia e non la Chiesa. Ora, la filosofia gentiliana, il pensiero di Gentile, si fa carico pienamente della identità italiana. Vuoi come identità di pensiero, e quindi il modo in cui in Italia si pensa l'idealismo, e come identità di cultura e di civiltà, diremmo noi di popolo. Stranamente, in questo contesto particolare, il discorso che farò su Gentile, specie insomma nella seconda parte, risulta più attuale di quanto non sembri, perché parlare di identità italiana in un clima di sovranismi ci mostra che la cosa non è risolta per tutto e del tutto. Viene da chiedersi se davvero l'Italia abbia avuto un'identità. A più di un secolo della sua costituzione come nazione, se si sia sentita Italia. E che cosa può significare sovranismo in una struttura sociale, economica, che non si è sentita Italia. Permettetemi l'attualizzazione un po' volgare. Cosa può significare prima gli italiani se non si sa cos'è l'Italia?
qual è la nostra identità. Ecco, Gentile, dentro un movimento più grande di lui e dirò quale, si è posto il problema di dare una identità all'Italia. Quindi un pensiero filosofico universale che però fosse anche una attività pratica per dare, attraverso il pensiero, attraverso la formazione e la pedagogia, agli italiani una identità di popolo. Quindi una filosofia pratica orientata al contesto storico in cui quel pensiero si svolgeva. In questo senso possiamo parlare di una filosofia italiana. Pensate che atteggiamenti di questo genere, per esempio, ci sono stati nella filosofia tedesca. Non solo Heidegger, ma Max Weber, soprattutto quello dell'ultima fase. Cioè, nella crisi dell'Europa della Prima Guerra Mondiale, nel conflitto tra nazioni, il tema dell'identità nazionale sorge. E il contesto storico in cui matura la filosofia di Gentile, e non bisogna dimenticarlo, è la vigilia della Prima Guerra Mondiale. Ed è dentro quella guerra che si radicalizza quello che già Gentile pensava in filosofia, si radicalizza l'idea del farsi nazione. Perché, lo dico di passaggio, ma è una questione centrale questa, la Prima Guerra Mondiale ha preso il nome di Grande Guerra, la Grande Guerra, questo attributo è stato dato alla Prima Guerra Mondiale, ha preso il nome di Grande Guerra per una ragione molto forte, molto intensa. Quando gli stati europei hanno deciso di combattersi tra di loro, il modello di scontro era un modello Westfalia, cioè a dire, gli stati fanno la guerra tra di loro per ampliare i loro domini, scambiarsi i rispettivi bottini, dove i vincitori si prendono il meglio e i perdenti vengono deprimati di qualcosa. Sarebbe importante non umiliarli. Questo tema dell'umiliazione è importante perché ci spiega tante cose, e dell'Italia e della Germania. La Germania è stata umiliata. Sconfitta e umiliata, crediti di guerra impagabili. L'Italia ha subito un particolare scacco, perché sebbene vincente non è stata trattata da vincente, è stata tenuta fuori dal bottino, tanto è vero che emerse l'idea, la vittoria italiana, vittoria mutilata. Questo è il contesto culturale in cui emerge l'istanza dell'identità nazionale. Cioè, nel clima di quella guerra. Per cui la filosofia di Gentile, come movimento filosofico, come pensiero filosofico, precede la guerra e il fascismo.
perché matura negli anni 10 la filosofia di Gentile. E adesso dirò attorno a cosa matura, perché questo normalmente è poco saputo. Si sviluppa intorno agli anni 10 e quindi l'idea di nazione la incontra nella guerra, dove c'è un qualcosa di talmente tragico che la problematizza. Chi siamo noi? Chi siamo noi in particolare dopo una sconfitta? Chi siamo noi? Cioè, questa tematica della guerra diventa centrale. Centrale nell'Europa complessivamente. Carl Schmitt ci costruisce le categorie del politico su questo. Allora, come usciamo da questa guerra? Chi siamo quando siamo entrati? Come ne usciamo? Allora qui si ha un singolare incontro tra la dinamica filosofica e il contesto storico. Questo incontro del movimento del pensiero con la fase, direi, per capirci, definisce in modo particolare la italianità di Gentile, che c'era già nel movimento del pensiero, ma che si rafforza e si potenzia nella tragedia della guerra. Per farvi capire vi leggo una frase, poi eventualmente ne parleremo nel dettaglio, ma è una frase gravida di pensiero su Gentile, su quel tempo. E un testo scritto nel 15. Fascismo ancora è da venire. La guerra dunque è il nostro assoluto, il nostro dovere, il nostro supremo e in questo senso il nostro unico interesse. Essa ci stringe tutti con la sua sanguigna catena, in un'ora di spasimo e di aspettazione, che può assomigliarsi al travaglio di un parto. E poiché è il nostro dovere, questa è l'ora in cui i sacrifici non si contano e non contano. Questa è l'ora dell'eroismo. Sospirare oggi la pace per orrore degli eccidi e delle ruine che il flagello della guerra va seminando spietatamente è viltà d'animo. E qui notare la distinzione. Inneggiare alla guerra per l'ammirazione che desta sempre lo spettacolo d'ogni forza straordinaria che si pompeggi dei suoi effetti e cinismo ignobile d'esteta grossolano. Qui non c'è un'esaltazione della guerra per la guerra di tipo futuristico. È una necessità storica, è una chiamata, ma in sé la guerra è una cosa terribile, no? E chi la celebra? Il cinismo ignobile di un esteta grossolano. La guerra è santa finché è necessaria, com'è santa quasi la stessa volontà di Dio ogni azione che sia uno stretto dovere.
Iustum bellum quibus necessario. La guerra è giusta per coloro per cui è necessaria, disse già lo storico di Roma. Pia arma quibus nisi in armis nulla spes reliquitur. Le armi sono pie per coloro che senza le armi non trovano alcuna speranza. E fino a quando sarà necessaria? Non può esserci detto, né dagli orrori della guerra, né dalla sua terribile bellezza, né dalla volontà dei popoli che la faranno. Questa volontà potrà certo sbagliare, ma sbagliare si deve, se solo sbagliando si può imparare e solo attraverso il dolore l'anima umana si purifica e ascende ai suoi destini. Giacché il vero errore è uno solo, quello per cui si crede che pur che si volesse si potrebbe non errare. L'unico errore è pretendere di non errare. E invece la buona volontà liberatrice non può nascere se non dalle dure conseguenze degli errori. Cristo suppone Adamo. E questo è il quadro in cui matura la dimensione politica di Gentile, ma lo sbocco politico della sua filosofia. Uno sbocco politico della sua filosofia, perché già nella filosofia elaborata da Gentile c'era il tema della ripresa della filosofia italiana come storia nazionale. E in questo lui riprende un modello che era quello di Spaventa, che parlava della grande circolarità della filosofia, dei cicli circolari della filosofia. Spaventa è quello, il filosofo che su cui si forma davvero Gentile attraverso un suo maestro, ma poi chi cura le opere di Spaventa non è il suo maestro, ma non è il maestro di Gentile, ma è Gentile. La cosa singolare è che questo Spaventa è lo zio di Benedetto Croce, che non aveva mai letto le opere di suo zio e che non gli piacevano in modo particolare, perché Croce apprende la filosofia attraverso Gentile, la sua formazione è tutt'altra. Allora, la filosofia è nata nel Rinascimento. Dal Rinascimento, l'umanesimo, Machiavelli, poi Giordano Bruno soprattutto, Campanella, dal Rinascimento si sposta verso il Nord Europa e diventa a mano l'idealismo, cioè il grande passaggio di Cartesio, poi l'idealismo. Adesso, diceva Spaventa, l'idealismo, che non è altro che la filosofia italiana che è diventata europea, torna in Italia, ripresa, che la rilancia a partire dal suo grembo originario. Infatti, tra le opere storiografiche di Gentile, tra le prime opere di storiografia, ma in questa logica, c'è proprio quella filosofia del Rinascimento di cui avete sentito parlare in alcune lezioni precedenti, il rilancio, il Rinascimento come la levatrice dell'Europa. E qui una cosa di passaggio veloce che meriterebbe: perché il Rinascimento? Perché la matrice è il Rinascimento? Perché il Rinascimento si emancipa dal Medioevo. Quindi il Rinascimento è l'apparizione del pensiero critico a fronte del pensiero dogmatico.
è il movimento che dalla trascendenza passa verso l'immanenza. E quindi il Rinascimento è l'inizio del nuovo. Perché altrimenti avrebbe potuto ben dire: perché non partiamo da San Tommaso? Perché non partiamo dalla filosofia romana, dagli stoici? È un grande passato che però a partire dal Rinascimento viene soggettivizzato. Quindi la prima grande ripresa del passato, dove viene rigenerato, è il Rinascimento. Il Rinascimento vuol dire questo: uscire, no, dalla soggezione medievale e riprendere il passato per il futuro, reinventandolo. E se l'Italia vuole rinascere, cosa deve fare? Riportare qua quella filosofia nata qua per riformularla rispetto a una cultura positivista arida, legata sostanzialmente a fatti isolati, senza, ecco la parola qui, la forza generatrice dello spirito. Allora, in base a quello che ho detto, lo spirito filosofico, lo spirito di rinnovamento filosofico, no? In questo caso universale, nel cuore della guerra, diventa sintetico, legato allo spirito nazionale. E viene legato allo spirito nazionale non soltanto in termini di filosofia come pensiero, ma in termini di azione politica. E questo lo si può capire meglio considerando la formazione filosofica di Gentile. Certamente antipositivista, l'arido positivismo dei fatti, che lui fa coincidere, non so se avrò il tempo di leggere delle pagine molto interessanti, che lui fa coincidere con l'utilitarismo e l'individualismo liberale. Perché il modo in cui lui concepisce il liberalismo, l'idea che ha di liberalismo, non è quella di Stuart Mill. La libertà degli individui. Diciamo, troviamo una formula di comodo per il liberalismo, una formula di comodo positiva, no? Rispetto anche alle culture neoliberali. Qual è la forma di comodo positiva del liberalismo? È la filosofia e la politica dei diritti individuali. È la garanzia dei diritti individuali. Questa è la filosofia liberale. Poi anche collettivi, però diritti collettivi che siano sostanzialmente l'insieme di garanzie individuali, non diritti collettivi che cancellino l'individuo. Questa è l'idea liberale nobile. Infatti, quando l'obiezione che viene fatta a Croce, quando parla di liberal socialismo, gli dice: questo è un truismo. Perché già il liberalismo è socialismo, se è vero liberalismo, cioè se è la garanzia dei diritti di tutti e quindi anche dei diritti allargati. A fronte di questo c'era l'altra idea del liberalismo, come il diritto dell'individuo separato, quindi degli interessi, e quindi come c'era una filosofia positivista legata al semplice fatto, alla oggettività naturalistica, c'era una politica individualista che aveva questi caratteri. E allora contro questo, riprendendo un qualcosa che abbia la capacità rianimante dello spirito. Cioè dire,
noi dobbiamo riformare il pensiero, ma riformare anche la vita nazionale. Se c'è una parola ricorrente in Gentile, è riforma della dialettica italiana. Riforma della dialettica italiana, quindi riforma. Riforma della pedagogia, riforma dello Stato. No, se la parola ricorrente è riforma. E da dove gli viene? Cioè, in Gentile la parola riforma ricorre, no? Come presso la tradizione marxista ricorre la parola rivoluzione. Ma da dove preleva Gentile questa parola riforma? E la riprende dalla riforma cattolica. Cioè, alla base, come giustamente ha mostrato Del Noce, c'è il riformismo cattolico. Ma il riformismo cattolico inteso come? Notare, riforma cattolica. Tra l'altro ci fu una grande controversia, si divertirebbe Celiberto se fosse qui, una grande controversia circa la riforma e controriforma, tra un grande storico Iedin e Cantimori, allievo di Gentile peraltro. Riforma cattolica o controriforma? Cioè dire, il cattolicesimo aveva tentato una riforma che non è riuscito a fare, e quindi c'è stato poi l'elemento autoritario della controriforma. E nella stessa controriforma non c'è lo spirito riformatore? E allora lì si opponevano i due grandi: lo spirito riformatore, che voleva cambiare stando dentro ed era Erasmo, e la rottura luterana. Ma quando lui pensa ai riformatori, pensa a uomini di rottura. E l'emblema massimo della riforma è Giordano Bruno, che è espressione dello spirito cattolico. Io avevo chiuso prima perché avevo chiuso male. Che era espressione dello spirito cattolico, perché è un eretico cattolico che sta dentro la Chiesa. Non fa un'operazione protestante. E con una dimensione rivoluzionaria, perché mentre il protestantesimo è ritornare alle verità alla verità originaria del cristianesimo, invece in Giordano Bruno c'è l'immanentizzazione del cristianesimo, cioè a dire la religione come un momento anticipatore, no? Preparatorio all'immanenza di Dio. Avete creduto a un Dio trascendente? Beh, tutto è Dio dell'infinito universo mondi, che poi è quello che sarà il suo atto. L'atto di Gentile corrisponde in termini soggettivi, no? All'infinità cosmologica. Allora questo cattolico è eversivo perché? Perché orienta l'asse dalla trascendenza all'immanenza. E l'altro riformatore a lui più prossimo chi è? Ed è centrale, perché ci ha fatto la tesi di laurea. È Gioberti. Lui fa la tesi su Roberto, su Rosmini e Gioberti. E Gioberti è colui che parla di riforma cattolica. Di riforma cattolica. Userò solo un'espressione su cui ci lavora anche Del Noce. In che consiste la riforma cattolica? Gentile parla di
poligonia, cioè il cattolicesimo è una poligonia. Cioè i poligoni hanno lati infiniti. Il cattolicesimo è un messaggio che parla a tutti e ognuno lo recepisce come vuole. Quindi in senso stretto non esiste un'ortodossia. E la Chiesa ha la funzione di tenere insieme le differenze. No? Quindi non gli dà un ruolo dommatico, ma gli dà un luogo di riferimento e di permanenza storica. Ma questo è vero. Perché pensate voi, se non ci fosse stata la Chiesa come permanenza storica, sarebbero stati possibili le eresie? Cioè l'eresia intanto sussiste in quanto esiste un'ortodossia. Ma se non c'è un'ortodossia, rispetto a che cosa rompi? E allora Gioberti dice, ma per rompere è necessario separarsi oppure è possibile una riforma dentro? A partire da quello che c'è, una reinvenzione della tradizione, è possibile una reinvenzione della tradizione? Quindi non una negazione della tradizione, una reinvenzione della tradizione, perché senza tradizione le trasformazioni sono brevi, frettolose e senza seguito, perché non hanno il terreno su cui operare la trasformazione. E quindi Gentile si presenta, assume la forma, il carattere, e su questa base poi si spiega il suo confluire nel fascismo, del riformatore religioso. Solo che Gioberti crede ancora nella trascendenza. Quindi è un riformatore religioso dentro la Chiesa, il primato, qual è la diversa funzione che deve avere il papato, no, cioè non abbattere il papato, qual è la diversa funzione che deve avere il papato? Il papato deve promuovere le libertà, no? Questo dice Gioberti, e su questa linea poi si era mosso Pio IX. Promuovere le libertà in termini però centrati sulla Chiesa e sulla trascendenza. E quindi un riformatore religioso. Questa religiosità, questa dimensione dello spirito, del rinnovamento in Gentile c'è, ma diventa un riformatore politico. Perché non essendoci più il rapporto all'immanenza, alla trascendenza, non può essere più un riformatore religioso. E diventa un riformatore politico. Allora capite bene l'attenzione per Giordano Bruno, per Campanella, perché queste cose erano successe nel Rinascimento italiano. Questa dimensione di impegno per la socialità, per lo spirito collettivo. E allora quelle pagine sulla guerra è in questa logica che bisogna dire, se necessaria, che corrisponde poi all'atteggiamento di molti nazionalisti, no? Che entrarono nella guerra mondiale con la doppia guerra, la grande proletaria si è mossa, cioè la guerra che l'Italia fa contro le altre nazioni è una guerra dei poveri, dei poveri contro i ricchi, no? Noi diremmo dell'Italia contro la Germania oggi, mentre dall'altra parte si parlava dell'internazionale proletaria, cioè il discorso di Lenin era i ricchi e i poveri ci sono in tutte le nazioni, e quindi non c'è una nazione povera contro una ricca, ma c'è una distribuzione internazionale della ricchezza e della povertà, e quindi la guerra non può essere una guerra per nazioni.
questa è la dimensione marxista, no? E allora il riformatore religioso questa dimensione è presente, e vi leggo un passo di una singolare critica, dimmi quando mi devo fermare, no, nel senso che ho perso il tempo, di una singolare critica a Galilei. Scusate un attimo. Una singolare critica a Galilei che per molti versi è analoga a quella che gli fa Brecht. Vi ricordate il Galilei di Brecht? Nel Galilei di Brecht l'obiezione che Brecht fa a Galilei, l'accusa che fa a Galilei, è la viltà. Perché si umilia dinanzi alla Chiesa, e allora rinuncia allo spirito. Lui risponde: la scienza farà il suo cammino di progresso, non è necessario che io faccia una battaglia personale, perché tanto la scienza cammina da sé. Io non riesco a trovarlo, che però secondo me è interessante le parole che usa per mostrare ecco. Comunque il senso del discorso era quello che sto facendo io adesso, poi se non lo trovo la sintesi è comunque uguale. L'obiezione a Galilei è di tipo brechtiano, cioè dire: tu dici la scienza farà il suo percorso, però tu nel contempo hai accettato l'umiliazione e la soggezione alla Chiesa, quindi non sei stato un formatore di popolo. Ecco l'obiezione: non sei stato un riformatore delle coscienze, no. Giordano Bruno nel suo Caleidoscopio è stato questo, no? Tu hai assunto la dimensione, come si dice, positivistica dello scienziato senza diventare riformatore, avendo e potendo usare la scienza stessa come riforma, anche se poi dal punto di vista di Gentile lo scienziato, e qui c'è un errore d'epoca e di mentalità, lo scienziato tende per il mestiere che fa a non essere riformatore, ad essere positivo. E qui noi vediamo che c'è un debito al passato notevole, anche se non è del tutto sbagliato, perché spesse volte noi abbiamo visto gli scienziati che sono stati passivi. Oppenheimer, con poi grandi scrupoli, no? Einstein a un certo punto ha reagito, no? La scienza fa il suo corso, però poi chi la destina? La scienza cambia lo stato delle cose, ma chiama una diversa decisione, e la decisione non coincide con la scienza, no? Entra nella logica di una missione. Ecco, il riformatore politico. E quindi capite bene che già il pensiero di Gentile, così come era costruito, aveva una tendenza a diventare riforma politica. E in questo è nella linea con De Santis, che era stato ministro della pubblica istruzione. Con De Santis che a suo modo è ripreso anche da Croce. E poi di Croce stesso, che poi indica Gentile come ministro, e lui accetta di fare il ministro perché il tema fondamentale
Formazione scuola. Che è l'unica vera riforma della scuola che noi abbiamo avuto. Perché poi sostanzialmente c'è stato il modello gentiliano sbrindellato, tirato da una parte, tirato dall'altra, fino al punto in cui ha perso la forma, e da allora in avanti non c'è stata più una riforma sistematica della scuola. L'unica vera grande riforma l'ha fatta il primo centrosinistra, una riforma sociale più che una riforma di formazione, che è stata la scuola media unica, cioè è necessario che ci sia una formazione universale di base, cioè. Ma fatta quella, poi non c'è stata mai più una riforma di tentativi, no? Cioè un progressivo, volendo di passaggio tornare all'attualità e alle priorità, qualora mi capitasse di fare il politico, ormai cosa improbabile anche vista l'età, io farei una sola riforma, e quella della scuola, connessa ad essa le altre riforme. Una grande riforma della scuola a partire dall'università, perché bisogna partire dall'alto. Devi formare gli insegnanti, devi formare i maestri, e quindi ci deve essere una formazione alta, una grandissima riforma dell'università. E poi lì a cascata. Una grandissima riforma della scuola, che sarebbe il vero grande argine alle fake news. Perché ci sarebbe un'utenza competente, capace da sola e con la stessa macchina, non uscendo dal computer, non uscendo dalla rete, ma con lo stesso uso della rete. Questo fece Gentile allora, e perse la sua partita, perché la sua riforma aveva anche dei limiti, E una cultura socialista poi questi limiti li ha chiaramente individuati, cioè i limiti erano non tenere conto delle condizioni sociali, materiali, non tenere conto dei punti di partenza. Cioè la scuola doveva fare avanzare i capaci e i meritevoli. E quelli come lui, che veniva fuori da una estrazione medio borghese, neanche ricca, era figlio di un farmacista, e tanti altri, le cosiddette all'epoca seconde classi, quando c'erano le terze classi, no? Capace e meritevole. Cosa, idea corretta, che era anche quella dei comunisti, di Lenin, di Togliatti. Promuovere i capaci e meritevoli. Però qual era la differenza di fondo? È che se tu hai una condizione sociale dove parti avanzato, perché sai leggere, hai un ambiente, una comunità, hai risorse, viaggi, allora è chiaro che tu decolli da un punto più alto. E quindi capaci e meritevoli non è una misura equa, perché bisognerebbe scontare il punto di partenza. E questo Gentile non lo aveva presente, cioè non aveva più questo. Perché poi c'entrava fondamentalmente tutto sull'idea di dovere. Altre due considerazioni, capite che se ne possono fare molte altre, no? Due considerazioni. Poi se c'è tempo di farne altre, magari nelle risposte. Riformatore religioso, allora dal punto di vista del pensiero Gioberti, ma dal punto di vista dell'azione, modello di liberalesimo, perché in effetti lui è un liberale,
il modello di liberalesimo suo è Mazzini. E infatti ci sono dei passaggi in cui ha delle riserve, pur riconoscendo l'intelligenza e l'abilità tattica, no? Il senso realistico di Cavour, ma la sua predilezione va nei confronti di Mazzini. E allora capite il discorso che fa sulla guerra, sul dovere necessario, sul sacrificio. L'individuo che sta chiuso nei suoi interessi, l'individuo borghese, separato, egoista, è capace di tutelare solo i suoi diritti. Non è capace di realizzarsi nella totalità del popolo, nel bene collettivo. E allora, in linea con Mazzini, il dovere prevale sul diritto. Perché il dovere non è la negazione del diritto, ma è impegnarsi per i diritti altrui. Perché la rivendicazione del diritto è impegnarsi per i diritti propri. Il dovere è l'impegnarsi per i diritti altrui. Ecco perché è sacrificale. E noi, essendo una società egoista, rivendichiamo sempre di più diritti, ma ci esoneriamo sempre di più dei doveri. Il neoliberismo è questa cosa. Quindi l'idea forte di comunità. E anche questa è una posizione rischiosa. Perché questo eccesso di dovere finisce per sacrificare l'individualità all'universale. Ma l'universale deve tenere insieme le individualità. Altrimenti tu spilli sangue per niente. In lui c'è questa idea sintetica, dove è molto forte, lo Stato siamo noi. E l'idea di Stato etico è quella. Però è lo Stato etico interiorizzato, cioè lo Stato siamo noi. Cioè noi dobbiamo avere nella nostra coscienza il sentimento degli interessi collettivi. Questa è la posizione comunista. Ma la differenza fondamentale tra gli stati etici, la figura di stato etico di comunità animata dentro se stessa, dove ognuno è una scintilla del tutto, rischia appunto di cancellare l'individuale. Nel marxismo, di fatto, poi è successo in quello realizzato, cioè nel comunismo sovietico, di questo e di peggio. Però l'idea di Marx era che una volta liberateci dal capitale, perché è il capitale che produce l'alienazione dei soggetti, è il capitale che alimenta l'egoismo. Una volta che il capitale è stato abbattuto, allora ci sarà la totale libertà degli individui. Cioè finirà lo Stato. Cioè, mentre la comunità gentiliana culmina nello Stato, con una evidente perdita di peso delle singolarità, nel marxismo ci deve essere uno Stato per far saltare il capitalismo, ma alla fine non sarà più necessario lo Stato. Infatti, in una situazione socialista,
il salario deve essere proporzionale al lavoro. In una società comunista tutto in relazione al bisogno, perché ci sarà una tale sovrabbondanza edenica in cui tutti trovano tutto. E qui la grande utopia marxista, perché poi è successo perfettamente il contrario. Però vedete che pur nella diversità c'è una somiglianza data dall'ideale comunitario. E l'ultimo punto è che tutto questo discorso, la formazione del pensiero gentiliano, negli anni che vanno tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, uno dei luoghi eminenti dove si sviluppa la filosofia di Gentile è Marx. È il saggio su Marx, che Lenin dice essere il saggio migliore scritto da un non marxista su Marx. E lui sviluppa il marxismo nella direzione di cui parlavo io, cioè di grande riformatore spirituale. E la controversia è con Croce, perché Croce, anche lui in quel periodo, studia Marx, soprattutto avendo come maestro la Briola. Tra l'altro Croce fa anche un giro a Londra dove incontra la moglie di Marx. Però l'idea di Croce era, perché Croce ragionava per distinti, era una metodologia dell'economia, il marxismo, uno strumento della politica, uno strumento tecnico della politica. Potrebbe avere anche ragione, ma non è questo il punto. Il modo in cui lo legge Gentile, perché prima il Marx che si conosceva era quello del Capitale. Poi cominciano ad essere le prime traduzioni, le tesi su Feuerbach, l'ideologia tedesca, che cominciano a confermare l'idea di Gentile. Non è una metodologia della storia, ma è una filosofia della storia. Perché è una filosofia? Perché pone al centro del dinamismo, del divenire della storia, la prassi. E la prassi era perfettamente traducibile con l'attività assoluta dello spirito. Non è un materialista volgare, anzi quei residui di materialismo volgare non gli permettono di portare a purezza l'idea che la storia è fatta dalla prassi degli uomini. È singolare che Gramsci usi, quando parla del marxismo, la filosofia della prassi. Cioè la filosofia della prassi è l'azione che guarda all'intero della storia. Non è una operazione parziale sui processi economici. Possiamo dire che il marxismo è un po' tutte e due le cose. È una grande analisi materiale della società, che è quella che Gentile non ha, una grande analisi materiale della società. Però il pensiero che lo regge è la liberazione della prassi umana, cioè il lavoro liberato. Cioè la liberazione dell'uomo. E in questo modo legge la storia. E i militanti comunisti, marxisti nel mondo, per un verso trovavano in quel partito la difesa dei propri interessi materiali, certo, ma trovava anche una meta ideale verso cui andare, e quindi anche quando questi interessi non erano preservati del tutto c'era una riserva di futuro. Adesso no,
ma siamo in marcia, c'è una riserva di futuro. E questo è crollato. E quindi anche questa dimensione attivistica di Gentile, questo attivismo, questa attività dello spirito, entra in un'epoca della divaricazione, di un'attività senza meta, di un attivismo senza meta. Quindi più che la realizzazione dello spirito, la dispersione dello spirito. Allora a questo punto dovrei raccontarvi quali sono stati i diversi esiti dell'idealismo e di Gentile in Italia. Ma siccome già ho parlato troppo, vi dico soltanto che fondamentalmente la filosofia italiana dopo Gentile è dopo Gentile, cioè il grosso della filosofia italiana si genera nel cuore gentiliano, anche quella filosofia che poi diventerà una filosofia antagonista. Allora, per stare alla cronaca, un grande marxista come Luporini è stato allievo di Gentile, un marxista noto come Della Volpe è stato allievo di Gentile. Poi c'è stata tutta Gramsci, in parte riprende temi gentiliani, per esempio quello della comunità, quello della prassi, e un altro fondamentale, detto in termini di gentiliani, l'egemonia, che corrisponde al riformismo di Gentile. Tu devi riformare la società e a poco diventi egemone e la porti ad unità. L'egemonia è una pedagogia della società, poi i contenuti sono diversi, ma il movimento è di portare a una comunità unita. E poi il risultato è che c'è stata una, e allora in Gentile si consuma la soggettività moderna, si dissolve il soggetto moderno, e quindi quelli che erano suoi allievi ne escono per vie diverse. Chi, tutte nella dimensione dell'immanenza, e chi in un recupero della trascendenza. Finisco con una cosa difficile, ma vi fa capire questo risalire alla trascendenza, che è qualcosa da cui Gentile si difende, c'è una polemica. Il pensiero è l'atto. E quando si dice atto, si dice l'orizzonte dell'accadere. Io vedo voi, sento la mia voce, ho i miei ricordi. Ma l'io, chiamiamolo così, che tutto questo vede, non è oggetto di se stesso. Il pensiero vede, ma io non vedo il mio pensiero. Il pensiero si vede nella sua attività. Cioè, è vedendo e generando il mondo che il pensiero si esperisce, ma non si vede mai in sé. Si sottrae a se stesso. Ed è interpretando questa sottrazione che si svilupperà la linea spiritualista. Cos'è quel qualcosa che si sottrae e che non entra in dominio di se stesso, ma si manifesta creando? Dio. E quindi ci sarà una risalita spiritualista. Vi ho detto questo soltanto per mostrare come da Gentile germina il grosso della filosofia italiana, con delle contaminazioni poi con le filosofie europee, e allora in questo caso bisognerebbe vedere quali sono le sinergie tra Gentile e le altre filosofie europee. Ho detto nel mio linguaggio quali sono le modalità con cui la soggettività moderna viene progressivamente morendo.
e nel mio libro Gentile filosofo europeo racconto questa morte. Grazie Salvatore, diamo un attimo, discutiamo un po', a voi la parola, domande, interventi. Prego, prego. Beh, faccia la cortesia, prendi il microfono. Sì, lì. Perché se non sentono la domanda non possono capire la risposta. Abbia la cortesia, vada, perché... Vada. Siamo... No, no, faccio una domanda come vuol fare, però faccio la cortesia. Proprio in relazione al discorso dello spiritualismo, no? Quindi degli sviluppi che hanno portato poi allo spiritualismo, io volevo chiedere al professore cosa pensa se vi è un rapporto fra l'actus essendi di San Tommaso e l'attualismo gentiliano. Tutto qua. Bene, se qualcun altro voleva dire qualcosa, sembrava lei avesse... Sì. Anche se essere sintetici è sempre difficile. No, bisogna essere sintetici. Bisogna avere la capacità di esso. Però le domande erano tante, però mi piaceva se ci aiutasse a riflettere su queste cose. Pensando all'idealismo, no, e andando alla grecità, e a Platone, mi ha sempre affascinato l'idea che si è pensato appunto Platone come l'idealista, no? Però a confronto magari pensiamo al dipinto, no, celebre, in cui Platone ha il dito verso l'alto e Aristotele verso il basso. Eppure Platone nel suo idealismo va più volte in Sicilia cercando di rendere concreta la sua idea. Aristotele dice: me ne vado da Atene perché sennò qui commettiamo un secondo omicidio contro la filosofia. Quindi, e questo mi volevo che parlasse anche, cioè se potesse dire qualcosa su questo. Bene. Altre domande? Ecco. Andiamo di tre in tre fino a quando è possibile, sì, perché poi si entra in ipoglicemia. Approfitto solo per ringraziare di questa lezione così, con una veramente un registro molto interessante, perché è arduo per sottrarre la semplificazione del pensiero di Gentile e mostrare la sua parentela poi soprattutto con la filosofia marxista, e per dire appunto che durante l'esposizione mi era venuta in mente una domanda che però è stata anticipata dalla conclusione, e cioè mi era venuto in mente la mia tesi di laurea su Galvano della Volpe, che appunto è partito dalla filosofia del lato di Gentile sul tema della riforma della dialettica hegeliana, e poi a culminare anche sulla mistica. Sulla mistica, e la poi tesi anche, laurea sulla mistica, esatto, su Hegel, e poi mistico. Anche la filosofia, poi la riflessione sulla dialettica riletta secondo un criterio galileiano, che è un'altra tematica. Quindi tutte queste tematiche in un pensatore, poi uno dei rappresentanti del marxismo scientifico, con una rilettura. Bene. Era molto forte, ma sono stata anticipata, però volevo ringraziare anche di questa abilissima esposizione che tira fuori dagli schemi ovvi il pensiero. Grazie. Se vuoi rispondere, vediamo se c'è ancora qualcun altro. Poi... Beh, cominciamo a rispondere a queste. Va bene. Dunque, tra l'actus essendi e l'atto di Gentile direi che c'è una differenza, perché l'actus essendi è centrale in Tommaso perché è la donazione d'essere, cioè è posta in essere la cosa, l'actus istituente di Dio. Per analogia molto lontana si può dire che l'atto è l'actus essendi, perché il pensiero, così come l'ho detto, l'ho manifestato adesso, è appunto la dimensione al posto di Dio. E quindi da questo punto di vista è il pensiero che pone, costantemente pone, creante.
Quindi l'actus essendi è un atto determinato che pone un ente, lo si può dire in generale per il pensiero che pone tutti gli enti, pone tutti gli enti. Quindi c'è questa dimensione. Poi sarebbe interessante notare, perché si può immaginare un'idea attivistico-distruttiva in Gentile, no? Alcuni addirittura poi lo hanno accusato di empirismo. Tu che parli tanto di spirito, l'empirismo, perché poi alla fine che rapporto c'è tra lo spirito e queste entità poste, dove ognuna funziona per sé? Il discorso di Gentile è sì, ognuna funziona per sé, ma tutte sono oltrepassabili. Quindi quando lo spirito pone, non è che pone e abbatte, pone, fa essere e oltrepassa. Però ciò che è posto ha il tempo della sua deposizione. E quindi c'è anche un'analisi degli eventi come tali, e lui lo fa nella letteratura, nella filosofia dell'arte, nella tradizione, eccetera, eccetera. E la seconda, direi che ci sposta un po' da Gentile, però ha una sua dimensione. E Platone è un filosofo riformatore, e anche la sua ambizione dichiarata, no? Le repubbliche saranno buone quando regneranno i filosofi, dove evidentemente non intende i filosofi di mestiere, ma i sapienti, quelli insomma, che sanno come va il mondo, lo conoscono nelle sue dinamiche profonde, e quindi si possono muovere con rettitudine dentro di esso. E quindi c'è questo tentativo di realizzare la sua repubblica. Il discorso di Aristotele invece ha una connotazione completamente diversa. Intanto non condivide, non è convinto di un'idea generale di repubblica, di un'idea generale di Stato. Anche se molte cose di quello che dice Platone le recepisce chiaramente, però questa idea sistematica di forma Stato, le cose che cominciavano a piacere al nostro Veggetti sempre più comunista, insomma, no? Che da Platone poi si sposta, da Aristotele si sposta progressivamente verso Platone, no? Mentre il discorso di Aristotele è empirico, cioè dire, se noi vogliamo vedere come funzionano le polis, allora dobbiamo studiarle ad una, perché ognuna ha una sua costituzione in base all'ambiente, al territorio, alle ricchezze, alle risorse. Quindi quello che fa Aristotele è un trattato delle costituzioni, parla della costituzione degli ateniesi, ma poi fa un'analisi comparata delle costituzioni, e quindi possono essere migliorate, cioè, però con una caratteristica direi di una più una prammatica politica, no? Che però anche lui stesso ritiene, questo sì, in forme diverse da Platone, che bisogna divenire responsabili della città. Infatti nell'Etica, quando lui parla del bene, dice che il bene più architettonico è quello della politica, perché solo la politica può garantire e operare per il bene di tutti. Quindi c'è una diversa empiricità, meno sistematica, ma non per questo meno etica. Altre domande? Nessuna? Sì, vedo una mano al fondo. Prego, non vedo. Sì, vieni, vieni, vieni. Mi chiedo che cosa abbia segnato il distacco tra Croce e Gentile, perché dal punto di vista storico sappiamo che è stata l'introduzione delle leggi antisemite del 38, ma cosa invece le ha distanziati dal punto di vista politico e filosofico? Grazie.
Vediamo se ci sono altre, così poi rispondi tutto un blocco solo. Sono altre? No, faccio una, sempre una curiosità che mi accompagna sempre, non ho mai trovato una risposta chiarissima. Perché Gramsci, nel costruire la sua narrazione, ha costruito un controcanto a croce e, come dire, lascia sempre in ombra Gentile? È una cosa che non ho mai riuscito a darmi una spiegazione convincente di questa cosa qui. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, siccome abbiamo poco tempo, ti rispondo con una bibliografia. Cioè Garzanti, in Garzanti c'è un'antologia delle opere di Gentile con una prefazione, una lunga introduzione di Garen, che racconta molto bene questa storia del rapporto tra i due. La diversità tra Gentile e Croce è sin dall'inizio, nel modo di concepire la filosofia, il rapporto tra la storia, la storiografia filosofica e la filosofia. Perché, diciamo, la formazione di Croce era la formazione di un pensatore erudito di storie locali, no, la cosa poi farà grandi lavori storici, l'età barocca, la cultura napoletana, la storia d'Italia, cioè fondamentalmente è un grande narratore di vicende storiche. E poi chiaro gli dà un'interpretazione spirituale, eccetera, eccetera. Per questo viene in un secondo momento. Tant'è vero che l'incontro tra Croce e Gentile avviene perché Croce, Gentile aveva fatto un piccolo lavoretto su un poeta, eccetera, eccetera, e glielo manda, e da loro nasce. Però erano totalmente distanti, e chi avvia alla filosofia Croce, cioè alla lettura della filosofia, è Gentile, partendo soprattutto da Marx. Ma già quello che ho detto io a proposito di Marx è la differenza, no? Metodo delle scienze sociali per l'uno, vera filosofia in quanto centrata sull'azione, sull'attività dello spirito, questo è un elemento di ulteriore differenza. E poi nell'elaborazione del pensiero la caratteristica di Croce era di sviluppare categorie, no? La tripartizione economica, estetica, politica, logica, no? I distinti crociani, i diversi domini, e Croce dice non esistono domini, perché sarebbe come limitare regionalmente lo spirito. Se vogliamo le partizioni ne esistono ben più di quattro, no? Perché quindi sono troppe e troppo poche. Quello che bisogna guardare invece è l'attivarsi dello spirito nella dimensione infinita delle sue forme. Quindi già in questo c'era una differenza. Poi è chiaro che i fatti politici, gli eventi politici l'hanno ratificata, no? L'hanno ratificata. E un documento di questo è dato dal fatto che nel carteggio di Croce questi qui si scrivevano, oggi ci sono i telefonini, ma questi si scrivevano 2-3 lettere al giorno. Se tu vedi il carteggio, la missiva sia di cose private che di pensieri, no? E per quanto riguarda il carteggio Croce Gentile, ma anche con Salvatore Di Giacomo, perché Croce scambiava, cessa in un giorno solo. Allora in questo probabilmente, in questa cessazione, c'entra il fattore politico. Ma per quanto riguarda il pensiero, erano distanti sin dall'inizio. Interlocutori, ma distanti. Per quanto riguarda il rapporto Croce e Gentile, Gramsci, la cosa la si capisce anche abbastanza bene.
perché a parte il fatto che ci sono alcuni punti importanti dove Gramsci cita Gentile, ma la ragione è che in Gentile non c'era una analisi determinata, definita delle stratificazioni sociali. Cioè in Croce c'era un materiale empirico, come dire, di controversia, direi quasi quotidiano, che si che consentiva un dibattito diretto. Cioè con Gentile avrebbe dovuto parlare a livello alto di filosofia. E in alcuni casi lo chiama, ma il modo stesso in cui è costruito Gentile, gli scritti gramsciani, che non sono mai sistematici, allora lui incontrava dei libri e in base a quello che vedeva c'era un problema che lo evidenziava, eccetera, eccetera. E quindi direi che rispetto alle recensioni che Croce faceva sulla critica, cioè lui era un operatore culturale, mettiamola così, no? Molto più attento, più quotidiano di quanto non fosse la posizione di Gentile, che era evidentemente più profetica, più alta. Nell'opinione pubblica era più potente il messaggio di Croce, quindi. Era più potente ed è più diffuso. Più diffuso. Ed è molto, perché Croce da questo punto di vista viene prima di Gentile come filosofo conosciuto, noto, tradotto, eh? Quindi diciamo che nell'area e non a caso poi che anche gli argomenti che lui affrontava, perché parlando di generazione, da Croce vengono soprattutto storici, e l'ambizione di Croce già quando va a Palazzo Filomarino e anche nel dopoguerra è di costruire, per dirla nei tuoi linguaggi, un centro di formazione politica. Cioè Croce è un pensatore politico, ma non nel senso del riformatore gentiliano, di creare gruppi dirigenti. Assolutamente sì. Quindi c'è questa componente molto più pratica, più empirica, e quindi attorno a sé una massa enorme di gente, e quindi una capacità di rimbalzo, di ritorno, che Gentile non aveva. Chiarissimo. Grazie Salvatore, grazie per la splendida lezione. Complimenti, una bellissima lezione. Credo inusuale, davvero sorpreso, ma piacevolmente. Non avevo mai sentito parlare di Gentile. No, piacevolmente sorpreso. Il taglio giusto, sì.